Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui per un'altra lezione e come vedete sono per le vie oggi. E prima di iniziare voglio ringraziare il Padre e dare tutti i lodi dovuto a Yahawah Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem, Ruka Kodash. E voglio anche mandare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. E come sempre, pace e saluti a coloro che con sincerità cercano la verità, la casa di Israele, ad un terzo e ai 144.000 eletti. Ok, questa lezione sarà un po' sulla fine come sarà. E voglio iniziare leggendo dal libro di Amos, ok? Allora, leggo dal libro di Amos, capitolo 8, e inizio leggendo proprio dall'inizio. Il Signore l'Eterno mi diede questa visione, ecco, era un paniere di frutti maturi. Egli mi disse, Amos, che vedi? Lo risposi, un paniere di frutti maturi. E l'Eterno mi disse, matura è la fine del mio popolo di Israele. Io non li userò più tolleranza. Avete visto? Cioè, ad Amos gli è stato dato questa visione del paniere pieno di frutti maturi. E il padre l'ha chiesto, e cosa vedi? E lui dice, io ho visto un paniere di frutti maturi. E il padre dice, questo è il popolo di Israele, ok? E dice, matura è la fine del popolo. Avete capito? Ok, continuiamo a leggere. Io non li userò più tolleranza. In quei giorni, dice il Signore Yahweh l'Eterno, i canti del palazzo diventeranno degli urli. Grande sarà il numero dei cadaveri. Saranno gettati dappertutto in silenzio. Ascoltate questo, o voi che vorreste trangiurare il povero e distruggere gli uomini del paese. Voi che dite, quando finirà il novilunio, ok? Perché possiamo vendere il grano quando finirà il sabato. Avete sentito? Lascio passare un po' le auto così non i rumori non mi disturbano. Allora, come dicevo, la fine è arrivata, ok? La fine è arrivata, il padre sta tornando con l'ira, ok? Ora avete la possibilità di sentire la verità, che gli uomini veri che spargono questa verità che sono gli uomini della Great Millstone, li trovate per le strade, stanno mandando questo messaggio dappertutto, ma la gente li passa, non li ascolta. Ma vi dico che arriva il momento in cui voi questi messaggi non li potrete neanche più avere, perché se guardate con calma stanno censurando tutto, ok? Stanno censurando tutto su YouTube, su tutti i social, stanno censurando tutto. Uno non può più fare quello che vuole, o mandare o scrivere, proprio come è stato stabilito la libertà di pensieri, no? Delle idee. Non è più così. Allora, andiamo a leggere sempre dal libro di Amos, capitolo 8, dal versetto 11. Che dice, ecco, vengono i giorni, dice il Signore l'Eterno, che io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di udire le parole dell'Eterno. Ok? Come vi dicevo, arriva il momento in cui la verità non sarà più trovabile da nessuna parte, ok? Questa fonte YouTube di cui la gente vede la verità non sarà più disponibile, perché verrà tutto censurato. E nemmeno noi uomini che il padre ha messo a far spargere questi messaggi non saremo nemmeno più disponibili, ok? E il padre farà questo
affinché le sue parole avvengano, ok? Arrivano i giorni che ci sarà fame, ok? Non di acqua, non di pane, ma della verità. Perciò quei giorni là la gente diventerà matto, ok? La gente scoppierà perché cominciano a venirgli in mente che, ah, è vero, noi abbiamo sentito parlare di queste cose, ma non abbiamo dato retta, ok? Abbiamo sentito parlare di queste cose, ma non abbiamo dato retta. Ed è questo che succederà, ok? Perché i profeti sono dappertutto, i uomini della Great Millstone, che il Padre gli ha messo la verità in bocca, stanno spargendo questa verità, ma la gente lo prende per niente, ok? E ora andiamo a leggere dal libro di Geremia, capitolo 30, leggo dal versetto 6, che dice: informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque vedo io tutti gli uomini. Anzi, vado a leggere della nuova riveduta, ok? Inizio dal versetto 6. Informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce, perché tutte le facce sono impallidite, ahimè, perché quel giorno è grande. Non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Ok? E questo è il periodo di angoscia di Giacobbe, ed è questo periodo che stiamo per entrare, ok? Come se guardate i giornali, se studiate bene cosa sta succedendo con la scusa di questo virus, ok? Ora stanno parlando dei vaccini. E se andate bene a vedere a profondità di cosa fanno questi vaccini, sapete bene che questi vaccini non fanno altro che distruggerci, ok? E vi dico, chi prende il vaccino è molto molto probabile, a 100% probabile, che prenderà anche il microchip. Che il microchip è il marchio della bestia, ok? Ed è quello dove vogliono farci arrivare. Ci sono documenti, ci sono video da tanti anni fa dei dottori, ok? Diversi esperti che hanno visto, hanno parlato su questa questione qua del vaccino, ok? Non fanno per noi. Perdonatemi. E poi, se andate anche a vedere, se andate a vedere che ingredienti sono dentro questi vaccini, sapete che non fanno per noi, ok? E poi se andate a vedere i comandamenti, ci è stato comandato di non farci nessun taglio, ok? Perciò noi che crediamo alla verità, questi vaccini non li possiamo prendere purtroppo, ok? Comunque, non è questo lo scopo, ne ho fatto già in altri video passati. Lo scopo dei malvagi è quello di inserirci dei microchip, ok? Ed è quello il marchio della bestia, ok? Di cui stiamo parlando. Il marchio della bestia è il microchip che sta per avvenire, ok? Allora, si chiama gradualismo, un passo a volta, ok? Ora siamo condizionati con le mascherine, poi salta fuori il vaccino, ok? Poi pian pianino diranno che se non hai il vaccino non puoi lavorare, non puoi più fare certe cose, ok? E sta arrivando, tanti cederanno, ok? E lo prenderanno, ok? E queste qua che lo prenderanno, sapete che fine faranno? È scritto nelle scritture, ok? Ora andiamo velocemente a leggere dal libro di Apocalisse, capitolo 1,
E leggo dal versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, aman. Ok? Il figlio del padre, che il suo nome non è Gesù, il suo nome non è Geova, il suo nome non è nulla di quel. Il suo nome è Yahweh Shai, che lui non è né un greco, non è un inglese, non è un italiano, è un ebreo. Il suo nome è Yahweh Shai, ok? Lui arriverà tra le nuvole, i così chiamati UFO che vedete. Lui arriverà in gran stile. E proprio la vista di quel giorno farà spaventare a morte tante persone, ok? E quando verrà coloro che prendono questo microchip che è il marchio della bestia, saranno distrutti, ok? Se non sono già anche prima distrutti dalle bombe a causa della terza guerra mondiale. Ne ho già fatto altri video riguardanti queste guerre mondiali, ok? Ci sarà una terza guerra mondiale, ok? Ne ho fatto già un video in passato e lo vedrete se andate sul canale a vedere, ok? Perciò quel giorno arriverà e lo vedranno tutte le nazioni, ok? Arriveranno delle navicelli, perciò state anche attenti, state attenti, perché ho visto c'è un progetto che hanno messo in piedi da un po' di anni adesso. Si chiama la Blue Beam Project, ok? E questo progetto cosa fa? È per, cioè, sono riusciti a far vedere delle immagini in 3D, in dimensioni, tre dimensioni, ok? Sui cieli, possono far apparire qualcuno che non c'è e lo vedrete proprio in tre dimensioni, ok? E questo qua è per ingannare il popolo. Hanno già provato in tanti posti dove vedete la Madonna sul cielo, ma sono le progettazioni di questo progetto qui, ok? E tutta la gente che adora la Madonna, che adorate queste cose qui, verrete ammazzati, verrete presi, ok? Anche voi, perché non c'è nessuna parte delle scritture, non c'è nessuna parte della Bibbia che parla di adorare la Madonna, ok? E poi se andate a vedere l'origine della Madonna, vedete che non è altro che la regina dei cieli, ok? È una dea pagana di cui non dobbiamo averci niente a che fare se siamo figli di Israele, ok? Ora vado avanti leggendo lo stesso libro di Apocalisse, ma leggo dal capitolo 13. E leggo il versetto 16. Che è questo che stavo dicendo. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Ok, nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Ho già fatto un video in passato di questo marchio della bestia, se volete capirne un po' di più, anche dove dice il numero del nome 666. Ho già fatto una bella breakdown su questo, perciò se vi interessa basta andare sul canale a vedere tutti i video che ho fatto. Perciò quello che sta dicendo in questo versetto è: farà sì che tutti prendano questo marchio sia sulla mano destra o sulla fronte, se no non riusciranno a comprare né vendere, ok? E io so come sono fatti la gente, so come sono fatti le persone, soprattutto qui in Italia si fanno prendere dalla paura, perché sarà un obbligo poi anche in posti dei lavori, ok? Perciò senza questo marchio non si potrà più lavorare, non si potrà più fare nulla, ok? E in quei giorni cosa farete? Cosa farete? E coloro che non hanno la verità, coloro che non hanno la verità ridono sempre così, perché anche Noè
quando Noè predicava la verità alla gente che guarda, arriva un diluvio, la gente rideva, lo prendevano in giro. All'improvviso gli è venuto e queste persone che sono appena passate si mettevano a ridere, ok? Quei giorni, quando cominceranno a succedere queste cose, mi metterò io a ridere, ok? Perché il padre non potete beffarlo. Noi siamo i messaggeri suoi, dobbiamo fare quello che ci è stato chiesto di fare, ok? Perciò, torno di nuovo, inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte, ok? Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta sapienza, chi ha l'intelligenza calcoli il nome della bestia, perché è il numero di un uomo. Il suo numero è 666. Questo numero non parla altro che il codice di Bara, ok? Se volete capirne di più andate a vedere il video che ho fatto in passato. Comunque, quello che voglio comunicare è che siete preparati per questi giorni. Ok, abbiamo anche letto che durante questo periodo, abbiamo letto nel libro di Amos, capitolo 8, versetto 11, che diceva: in quei giorni farò arrivare la fame, non di cibo, non di acqua, ma della verità. Perché coloro che non hanno questa verità non avranno altre scelte, saranno sotto la pressione e paura e andranno avanti a prendere queste cose qui. Si faranno ingannare. Ma coloro che sono sigillati, i figli di Israele che hanno la verità, saranno forti in questi giorni qui, perché le parole del Padre saranno da conforto. Anzi, andiamo a tirare fuori quel versetto là. Mi sa che è in libro. Allora, scusatemi un attimo. È in libro di Isaia 33:6. Prendiamolo subito. Libro di Isaia 33, il versetto 6. I tuoi giorni saranno resi sicuri. La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Ok? Il timore del Signore Yahweh è il tesoro di Sion. Ok? Sion rappresenta il popolo di Israele, che non è come abbiamo insegnato nelle chiese. Il figlio del Padre non torna per tutto il mondo, torna solamente per il popolo di Israele, ok? E come avete sentito, i tuoi giorni saranno resi sicuri. Come è che saranno resi sicuri? La saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione, ok? Perciò, coloro che non hanno la conoscenza, la sapienza, che è questa verità qui, ok? Che non si trova da nessuna parte, che non si trova nelle chiese, coloro che non hanno questa verità cederanno e si faranno mettere il marchio, ok? E vado avanti e leggo dal libro di Giovanni. Scusatemi, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9. Non vi fate beffare, perché tutta questa gente che beffa, che non conosce la verità, verrete distrutti con i malvagi quel giorno là, anche se siete israeliti. Ok? Ricordatevi, due terzi della casa di Israele verrà distrutto con i malvagi, ok? E sarà salvato solamente un terzo della casa di Israele. Questo si trova nel libro di Sofonia, che sta nel capitolo 1 e versetto 4, se non sbaglio. Ok, volevo leggervi un attimo velocemente dal libro di Giovanni, capitolo 9 e versetto 31, che dice:
Si sa che Yahweh non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Yahweh, egli lo esaudisce. Ok? Il Padre non esaudisce la preghiera dei peccatori. Ok? Chi sono i peccatori? Qual è il peccato? Andiamo a vedere cosa è il coso. Si trova nel libro di Primo Giovanni. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 4. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ok? Il peccato è la violazione della legge. Quali sono queste leggi qui? Le leggi fondate sempre dall'inizio dal Padre. Ok? Sono i comandamenti, e questi comandamenti non sono solamente 10 come insegna la Chiesa, sono ben 613. Ok? Ed è ovvio che non possiamo mettere in pratica tutto, ma dobbiamo fare il nostro meglio, ok? Perciò non fatevi ingannare coloro che non mettono in pratica questi comandamenti verranno distrutti con i malvagi, ok? Allora, torniamo a leggere sempre dal libro di Primo Corinzi. Sta già facendo buio. Primo Corinzi, capitolo 6 e versetto 9, che dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, Yahweh? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, ok? Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? Avete visto? Leggo di nuovo. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminiti, ok? Né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno del Padre Yahweh. Ok? Non vi fate illudere. Ok? Non potete nascondervi dietro a tutte queste cose qui, andare in quelle chiese false, ok? A gettare un euro, a fare queste preghiere qui che non vengono esaudite. Come abbiamo letto prima, il Padre non esaudisce la preghiera dei peccatori, ok? E andiamo a leggere. Libro di Apocalisse 14:4. Allora, chi saranno quelli che erediteranno il regno del cielo? Questi sono coloro che non si sono fatti portare da queste filosofie mondane, ok? Queste filosofie mondane non portano a nessuna fine, portano alla morte, come dice il libro di Romani, capitolo 6, penso in versetto 11, ok? Il salario del peccato è la morte, ok? Il salario di coloro che fanno la volontà del Padre, che è osservare i suoi comandamenti, conoscere il nome vero suo e il nome del suo figlio, è la vita eterna, ok? Questo è ovvio, ok? E vi leggo da versetto 4, ma per capirne di più andate a leggere dal primo versetto, che dice: essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini,
Ma questa parola vergine non vuol dire che sono proprio vergini, letteralmente, nel senso vergini, ok? Perché tutti noi, ad un certo punto della nostra vita, abbiamo peccato, siamo stati sviati, ok? Abbiamo seguito le filosofie dei malvagi, ok? Queste sono le donne che parla qui, ok? Le filosofie, la bugia, ok? Allora dice, essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poi che sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada, l'agnello è Yahweh Shai, ok? È stato il sacrificio per riportarci al Padre, ok? Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Yahweh e a Yahweh Shai, ok? Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili, ok? Nella nostra bocca non si trova la menzogna, perché è quello che predichiamo, è la verità pura, ok? Perciò tutte le filosofie mondane, il cristianesimo, tutte queste cose che vi insegnano, che il figlio del padre, il salvatore, è un uomo bianco, non è vero nulla. Ok, coloro che seguono queste filosofie, seguono le filosofie mondane e questi sono destinati ad andare giù, ok? E anche i figli di Israele che fanno parte di questo gruppo andranno giù. E come vedete qui, come dice il libro di... Come dice il libro di Apocalisse, mi sa, nel capitolo 1, che dice, conosco la tua tribolazione, ok? E conosco la bestemmia di coloro che dicono che sono i veri ebrei, ma non lo sono, ok? Ma sono la sinagoga di Satana. Avete capito questo? I veri israeliti sono i così chiamati negri, i latini e i nativi americani, sono loro i veri israeliti, ok? Non quelli che sono in Israele oggi, ok? Sono delle menzogne, ciao! I veri israeliti sono, come vedete qui, la tribù di Giuda sono i così chiamati negri, ok? La tribù di Beniamino sono quelli dell'Ovest indiani, ok? Dell'Ovest, quelli su America. La così chiamata tribù di Levi sono gli Haitiani, ok? Simeone, Dominicani, Zebulon, i Guatemala e Panama, ok? Efraim, Puerto Rico, Puerto Ricani, Manassai, Cubani, Gad, i Nord Americani, Indiani, i Nord Americani, Indiani, ok? I Naftali, gli Argentini, i Ciliani, Asher, i colombiani, ok, gli uruguayani e la tribù di Issaca sono i messicani, ok? Questi sono i veri israeliti, ok? E se andate a leggere nel libro di Deuteronomico, capitolo 28, che parla di tutte le maledizioni che il padre ha messo su questi figli di Israele, vedrete che non ha a che fare con questa gente qui, ok? Non mi fate ingannare. E leggo un ultimo versetto per chiudere. Sempre dal libro di Apocalisse. E leggo da capitolo 7 e versetto 4. Che dice, e udì numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele, ok? Avete visto? Sono solamente i figli di Israele, non parla di altre nazioni, parla di tutte le nazioni perché i figli di Israele... Faccio passare le auto. Parla di tutte le nazioni perché i figli di Israele sono sparsi in tutti i quattro punti della terra, ok? E dice... Sono 144.000.
segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Della tribù di Giuda 12.000 segnati, della tribù di Ruben 12.000 segnati, della tribù di Gad 12.000, della tribù di Asher 12.000, ok? Della tribù di Neftali 12.000, della tribù di Manasseh 12.000, della tribù di Simeone 12.000, della tribù di Levi 12.000, della tribù di Issachar 12.000, della tribù di Zebulon 12.000. Della tribù di Giuseppe 12.000, della tribù di Beniamino 12.000 segnati. Ok, e quando parla della tribù di Giuseppe, lì si intende la tribù di Manasseh, ok? Che Manasseh è un figlio di Giuseppe. Giuseppe aveva due figli, Efraim e Manasseh, ok? Perciò spero che questa lezione vi ha edificato, perché sta facendo buio, ok? Spero che questo messaggio possa svegliare i figli di Israele, perché sono sparsi dappertutto, ok? I primi abitanti di questa terra erano i così chiamati Mori, ok? E poi hanno perso il controllo, e questi Mori, la verità che non vi dicono nelle scuole è che erano gli israeliti della tribù di Giuda, ok? Perciò tanti di voi che siete anche chiari come i Caucasi, dentro di voi siete israeliti, perché i vostri padri sono i Mori. I Mori hanno miscolato con tutte le altre nazioni e sono diventati come le altre nazioni. Ed è questo che, ha fatto i figli, che hanno fatto i figli di Israele. Ok? Io spero che con questa lezione siete edificati. Detto questo, do tutti i lodi e ringraziamento al Padre Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai Ba'ashem, Ruka Kodash. Ok? E i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. E pace come sempre alla casa di Israele, a coloro che con sincerità cercano e fanno questa verità, fanno spargere. Ok? Alla prossima. Shalom. Shalom.